Ciao, oggi voglio parlarvi di spazzole, come si vedeva dalla foto in anteprima. In sostanza, quando le persone vedono i miei capelli, spesso mi domando che cosa utilizzo per spazzolarli, che routine seguo e tutte queste cose qui. Il punto è questo, la domanda che mi viene rivolta più di frequente per quanto riguarda le spazzole e i pettini è qual è la spazzola migliore. La verità è che non esiste una spazzola migliore di un'altra, dipende dal vostro capello e dipende da quello che volete fare con la spazzola. Io ho raccolto qui accanto a me una serie di spazzole che stanno qui in casa. E cercherò in questo video di spiegarvi un pochino quali sono i vari usi per aiutarvi eventualmente a trovare la spazzola che serve a voi. Un esempio lampante, in diversi video io vi ho fatto vedere questa. Questa è la Tangle Teaser, che è una spazzola fantastica. Io l'ho comprata su ASOS a 13 euro. È una spazzola progettata per pettinare i capelli da bagnati senza spezzarli e senza strapparli dalla radice. È stata progettata principalmente per le ragazze ricce che sono costrette a pettinarsi soltanto durante lo shampoo, per cui finivano col perdere moltissimi capelli, però è ideale anche per le ragazze lisce. Nonostante io mi ci trovi molto bene, ci sono diverse persone che conosco che non si sono trovate bene con questa spazzola quanto mi ci sono trovata io. Quello che posso dire è che inizialmente questa spazzola tende a far perdere molti capelli perché tira via i capelli deboli alla radice. Però questa non è una spazzola, anche se ha la forma di una spazzola. Non è una spazzola nel senso letterale del termine, perché è uno strumento districante, non è uno strumento spazzolante. La spazzola di per sé è questa, quella in setole, possibilmente con il cuscinetto, perché così il contatto della setola con la cute viene comunque in qualche modo ammortizzato. La spazzola serve per spazzolare il capello, ossia spostare il sebo che si forma alla radice lungo le lunghezze, perché il sebo è protettivo. Nonostante siamo stati abituati a considerarla una cosa negativa per la bellezza della chioma, una minima quantità di sebo è necessaria affinché il capello sia protetto dagli agenti atmosferici, mantenga una certa impermeabilità a vento, freddo, pioggia, polvere. E soprattutto mantenga la sua lucentezza e la sua compattezza perché il sebo tende a chiudere le cuticole. La spazzola quindi serve, io ora ho i capelli legati, non ve lo posso far vedere, a spostare tutto l'unto sostanzialmente che si forma in radice, spostarlo lungo le lunghezze. Spazzolare i capelli mattina e sera aiuta anche a mantenerli puliti più a lungo perché impedisce appunto questo brutto accumulo alle radici di sebo e le Poi, per poi ritrovarsi magari con le punte secche che sembrano paglia. Ovviamente se fate trattamenti chimici come permanente, tinta, colpi di sole e mesh, potete spazzolarvi quanto vi pare, i capelli resteranno paglia comunque perché è l'azione chimica del prodotto che avete utilizzato per ottenere permanente, ricci, eccetera, eccetera, ad aver rovinato, ad aver intaccato la struttura del capello. Se però avete capelli al naturale o fate cure naturali, la spazzola diventerà la vostra più grande amica perché vi aiuterà a mantenere il capello sano senza essere costretti a fare impacchi tutte le settimane. Allora, come avete visto in fotografia all'inizio, esistono tanti tipi di spazzole. Io vi ho fatto vedere la Tangle, che è una districante. I miei gatti che si picchiano, la Tangle che è una districante, è una normale spazzola a cuscinetto, in genere le chiamano cinghialine, ma ci sono anche in setola sintetica, questa ad esempio è in setola sintetica perché ho fatto determinate scelte etiche che sarebbero discordanti con l'acquisto di una cinghialina, perché sono vegetariana, non ha senso che non mangi animali e poi vada a prenderne le loro setole.
Quindi questa qua sostanzialmente ha setole di plastica, ma funziona benissimo perché se il vostro capello è sano, anche a contatto con la plastica non si elettrizza. Se il vostro capello si elettrizza anche con la cinghialina o col pettine di legno, non è colpa del pettine o della spazzola, è che il vostro capello è deteriorato. Quindi potentevi rimedio. Allora, stavo dicendo, spazzola per antonomasia. Esistono anche delle spazzole di plastica, però, come questa e come questa. Questa, per esempio, ha lo stesso cuscinetto che presenta la spazzola di setole, solo che anche lei ha la funzione come quella della Tangle Teaser, cioè districante. La sua azione di spostare il sebo dalle radici verso le lunghezze è veramente molto molto minima, quindi questa anche è assimilabile più ad un pettine ad ampio raggio. Stessa cosa per questa che ha anche lo svantaggio di non avere il cuscinetto, per cui o avete una mano molto delicata oppure rischiate di danneggiare la cute, perché nonostante ci siano queste palline che sono protettive, comunque parliamo di una struttura rigida e può essere, cioè se tendete a utilizzare la spazzola tipo aratro può essere un problema. Poi ci sono queste rotonde che io ho visto più di una volta utilizzare in maniera impropria, cioè per spazzolare così, servono per il brushing. Il brushing è quella cosa che vi fanno dal parrucchiere di passare la spazzola sotto una ciocca col phon sopra a diretto contatto per lisciare, che è una cosa che vi devasta il capello in un modo esagerato, però va bene, scelte personali. Quindi questa qua, che in genere è setola, in setola animale, oppure come in questo caso è in setola di plastica, serve esclusivamente per il brushing, per la messa in piega, non serve per spazzolare. Porta in parte il sebo giù, ma se tenete conto che c'è il phon che lo asciuga e che in genere la messa in piega viene fatta appena fatto lo shampoo, la sua funzione di spostare il sebo dalle radici alle lunghezze è piuttosto relativa. Scusatemi un attimo. Niente, quindi questa è una spazzola che si utilizza soltanto per la messa in piega. Qualsiasi altro utilizzo differente non le fa svolgere la funzione per cui è creata, quindi è sostanzialmente inutile. Una spazzola che io ritengo assolutamente inutile è questa. Sostanzialmente è una spazzola da brushing, però con le setole in plastica. Questo significa che non la potete utilizzare perché il calore del phon fonderebbe la plastica, specialmente se utilizzate un phon professionale. Vi ritrovereste poi la plastica tutta incollata ai capelli. Sinceramente, noi ce la troviamo a casa perché faceva parte di un set, ma non ho idea di. Non ho idea di come si usi e di come si possa usare perché la forma è chiara, cioè fa capire l'utilizzo, solo che il materiale di cui è fatta fa capire che non può essere utilizzata per quello che dice la forma. Non lo so, l'unica spazzola che mi sento di sconsigliarvi è questa, tutte le altre dipendono dalle vostre abitudini, dalle vostre routine e da quello che volete al vostro, dare al vostro capello. Io, poiché tendo a portare il capello al naturale, infatti io non faccio messa in piega, io i miei capelli non li asciugo col phon, li asciugo all'aria per quasi tutto l'anno. Al massimo utilizzo il phon sulle radici per evitare di avere in inverno l'acqua a contatto con la cute o con il collo che comunque può causare mal di testa e torcicolli. Io utilizzo questa tutti i giorni, mattina e sera. Per pettinarli, per districarli. Il pettine ormai lo utilizzo soltanto per preparare le acconciature. Mi ci sono trovata molto molto bene, la consiglio a tutti, ve l'ho detto, ci sta chi non si è trovato, però pazienza. Però è assimilabile ad un pettine, non ad una spazzola, quindi se avete già qualcosa con cui vi trovate bene, tipo pettine di legno, pettine in fibra di carbonio, pettine anche di plastica, a denti larghi, a denti stretti, a denti incrociati, come vi pare, è inutile comprarla questa, a meno che il vostro pettine non vi faccia perdere moltissimi capelli o vi spezzi i capelli in un periodo in cui sono particolarmente fragili. Però tenete conto che costa sui 13-14 euro e può essere
una spesa che potete evitarvi se non è strettamente necessaria. Poi per spazzolare io consiglio questa qui. Il fatto che abbia un cuscinetto, io sono un po' materiale, quindi tendo a zappare, mi impedisce appunto di ferirmi la cute. È molto morbida comunque. Praticamente io sento proprio il capello che viene, il sebo che scende lungo le lunghezze, spinto dal movimento della spazzola, e sento il capello rivitalizzato, perché dobbiamo comunque tener conto che il capello, è corpo morto sostanzialmente, quindi nel momento in cui viene danneggiato non c'è modo di farlo tornare allo stato originale, si può soltanto tamponare. Il sebo, che praticamente viene spostato dalle radici verso le lunghezze, mi dà questa sensazione di un capello comunque più protetto, per quanto il mio capello sia comunque ormai sanissimo, perché svolgo cure ipernaturali da quasi 4 anni. A novembre fa 4 anni. Quindi queste due sono le spazzole che io mi sento di consigliare, perché sono quelle che io utilizzo. Poi ovviamente dipende dalla vostra routine e dalle vostre esigenze. Se avete i capelli ricci, acquistare una spazzola tipo questa è completamente inutile. Vi posso consigliare invece la Tangle Teaser, oppure magari pettini a denti larghi, pettini a forchetta, perché il capello, quando è bagnato, appena lavato, non ha prodotto abbastanza sebo che possa essere spostato dall'alto verso il basso, quindi quando poi si asciuga, si arriccia. Quindi, salvo vi faceste una piastra per spazzolarvi, però andate a spiastrarvi per potervi spazzolare. La piastra cuoce la cheratina, rovina il capello quando voi state andando a cercare di fare qualcosa per aiutare il capello ad essere sano. Quindi tanto vale che non vi piastrate e vi teniate i riccioli. Niente, non penso di dover dire altro sulle spazzole. L'unico piccolo appunto che vi faccio, se la treccia vi piace, si tratta di una treccia a spina di pesce. La prossima volta che girerò un video, magari vi giro proprio il tutorial di questa acconciatura, che è molto molto semplice. Mi scuso per la location un po' strana, non so se si vedono, no, non si vedono perché ho i miei due gatti, non riesco a vedere perché sono abbagliata dal flash, però dovrei averli inquadrati. I due gatti che mi fanno da assistenti. Il problema è che sostanzialmente sono senza fotocamera, infatti nelle scorse settimane non ho potuto caricare nuovi video perché si è persa, mio fratello se l'è persa, quindi sto registrando con il cellulare appoggiato sul computer, appoggiato su una sedia, ed è un pochino complicato con uno specchio dietro per vedere che cavolo sto facendo, se sono inquadrata bene. Quindi penso che i prossimi video saranno tutti quanti un po' di questa qualità, che credo verrà un po' screusa, quindi mi dispiace. E mi dispiace dover restare ferma, però non posso permettermi di acquistare subito una nuova fotocamera, nemmeno di quelle che stanno 50 euro, perché sto facendo i salti mortali per poter mettere insieme i soldi che mi servono per le tasse universitarie, perché quest'anno, se tutto va bene, mi dovrei laureare. Niente, ci vediamo al prossimo video. Vi ho fatto un papiro enorme. Spero che questa piccola carrellata sulle spazzole vi sia utile, vi aiuti a non spendere soldi inutili in accessori che prendete nella furia da shopping e che poi non vi servono. Ci vediamo la prossima volta.